Emergenza migranti che tiene banco tra i sindaci del Vicentino dopo gli stati generali dell'ANCI, in cui il tema della gestione sui territori e le preoccupazioni relative ai nuovi arrivi si acuiscono. I comuni non possono essere lasciati soli in questo momento nell'emergenza migratoria. Per noi è fondamentale il modello dell'accoglienza diffusa, quindi evitare grandi hub, grandi concentrazioni, che abbiamo visto quanti danni hanno fatto in passato. Dai comuni del Veneto è arrivato un no forte. Fronte compatto dei sindaci vicentini nel dire no alla presenza di centri di permanenza per i rimpatri in Veneto. È evidente che in questo momento tutti i sindaci vogliono evitare gli hub, ma sicuramente anche che c'è preoccupazione di fronte all'ipotesi del CPR. Noi continuiamo a insistere da settimane, da mesi ormai, sulla scia disegnata dall'ANCI Veneto, dal Presidente Conte, che chiede di privilegiare l'accoglienza diffusa, quindi la distribuzione sul territorio. Sicuramente non è una bella prospettiva, penso che nessuno di noi voglia arrivare a questo punto, quindi è un motivo per cercare di trovare una soluzione comune e quindi evitare queste soluzioni estreme. Sindaci che fanno luce sul tema sicurezza e sulle difficoltà di gestione di grandi raggruppamenti e che rilanciano sulla necessità di percorsi di integrazione e lavoro, specie nei comuni dove già sono accolti piccoli gruppi di migranti. Siamo tutti noi sindaci preoccupati della situazione. È chiaro che questa vicenda va trattata direttamente dal governo centrale e noi sindaci purtroppo dobbiamo sempre subire, quindi credo che l'unione tra tutti noi farà la forza per cercare di adoperarci per sostenere al meglio quello che possiamo fare. Nel nostro territorio sono ospitati oltre 20 ragazzi, 20 persone, e rispetto appunto al sistema credo che quello fondamentale sia quello della microaccoglienza, ma deve essere normata e deve essere regolamentata soprattutto in una funzione fondamentale che è quella del lavoro. Noi dobbiamo avere degli strumenti, perché di attività ce ne sono davvero tante all'interno dei territori, che ci permettano però di far lavorare questi ragazzi nella sicurezza. Oggettivamente, con la difficoltà di reperimento di manodopera che abbiamo sul tessuto economico della nostra provincia, poter pensare per quelli che sono gli immigrati che vanno a regolarizzarsi un impiego nelle attività produttive credo sia una soluzione intelligente.